Se ci presta a tutti ragazzi, qui Blur, oggi siamo qui con un video su MV2, come potete leggere dal titolo, c'ho un po' di mal di gola, è un video un po' così. Allora, guardate intanto dove giocheremo, ve lo spiego subito perché, stiamo facendo un'operazione speciale, probabilmente l'operazione speciale più iconica del gioco, no? Questa spero l'abbiate presente, è bellissima, è praticamente una roba di stealth dove sei cecchino, eccetera, eccetera, e devi arrivare fino a un certo punto. È anche difficile, ovviamente la stiamo facendo a veterano. Perché faccio questo? Per prima cosa, perché non si trova più una partita online. Sto un attimo preso a male, nel senso che è brutto, mamma mia. Ok, 20 minuti di MV2, ragazzi, non mi ha trovato mezza lobby, ma mezza che dico mezza e sono veramente triste, però sembrerebbe che debba essere così la cosa. Intanto questi ce li siamo fatti, easy. Non c'è più nessuno online, bruttissimo, è la prima volta, probabilmente finalmente in negativo il gioco sta mezzo morendo. Figlio di puttana bastardo, sei morto. Ci mettiamo qui le cose così ci fa vedere quelli che uccidiamo. Ok, quello l'abbiamo ucciso. Quindi ho detto, volevo fare un video dove parlavo. Principalmente mi esprimevo su quello che ho appena scritto nel titolo. Cioè, praticamente, doveva arrivare il giorno. Tacci tua, raga, qui vi one shotano i cecchini. Doveva arrivare questo giorno principalmente perché io sono nato con MV2 e arriva un momento in cui vieni classificato dai fan. Soprattutto. Guarda che stronzo, guarda che stronzo. Aspetta, questo ce lo facciamo, ok. Vieni classificato dai fan e se tu quel gioco non lo porti più o continui a portare altre cose, ma non quel gioco, è finita per te. Cioè ti si mangiano completamente vivo. Ti si mangiano veramente, ragazzi, completamente vivo. E io lo sapevo, per carità. Però faccio questo video perché la situazione mi ha triggerato. Non nel senso che io non mi lamento, cioè sono cose funzionali di YouTube che so che vanno a finire così. Però sono rimasto un attimo così e mi sono detto, ma non è che nel mio piccolo io ho contribuito a rovinare la situazione. Porco due, mi ammazzano. Dando, come dire, facendo passare un messaggio che le persone a un certo punto dovrebbero. Guarda che stronzo, dovrebbero riportare sempre i giochi con cui sono nati. Nel senso, mi spiego meglio, io quando portavo tipo Ron sul canale, quando ho portato altre cose sul canale, portavo cose molto nostalgiche sul canale, la mettevo sempre su un piano, guardate chi è tornato, sì, finalmente siamo riusciti a riportarlo. Mortacci, guarda qua quanti, questo è jumpscope. Ho saltato e mi ha ucciso quasi, santo Dio. Per farvi capire che forse ai miei fan un minimo di sensazioni della serie è importante che le persone si rifacciano sempre alle stesse cose, gliel'ho date. E io mi sento una merda sotto questo punto di vista, perché poi ovviamente la cosa mi si ritorce anche contro e mi vengono scritte cose tipo che video di merda. Ma che poi io non è che dico che faccio video belli, nel senso di qualità o altre cose, però tipo, ho caricato questo su Stallions, molti commenti erano: non sei proprio più quello di una volta. Che sono questi video? Roba che io i video con la mia ragazza li ho sempre portati di quel sottospecie di cose simpatiche e buffe che possono far sorridere. Perché con la mia ragazza è difficile poter fare tante cose, no? Alla fine qui mi sembra che ce n'è uno. E qui mi sembra che ce n'è uno molto stronzo in realtà. Infatti. Aspettate. Eccolo. Oh, che numerello! Cioè, voglio dire, io voglio far ricordare alle persone il mio speciale, 20.000 iscritti possibile fosse, ora 30, non mi ricordo, che era quando la mia ragazza mi truccava. Ho sempre video anche abbastanza stupidi sul canale, soprattutto quando c'è Sofia in ballo. Però vabbè, mi arrivano questi commenti e a me dispiace. Qui famo tripla? Ah, famo tripla? Zitti, buoni tutti, buoni tutti. No, famo collaterale 2 quello. Così. Così. Ma quello si è buttato per terra? Eh sì, quello. Porca puttana, ragazzi, questi hanno una mira che è incredibile. Ok, è finita. Oddio, buoni tutti. No, no. La puttana di una madonna, ma come cazzo è possibile? Cioè, questi praticamente, se tu non riesci, se tu ti fai beccare, è finita, è proprio finita. Ok, raga, sono un attimo tornato alla stessa cosa di prima, perché se no, oddio, qui. Qui devi sfruttare la tripla, infatti fai tripla. Vedi, si può fare anche tripla, easy. Devo provare a finirla, nel senso, alle brutte cambio e metto una su favela che già c'ho in mente all'incirca. Qui dovrebbero essere morti, no? Perché ce n'è uno sopra lì. Vedi a fare queste cose con Zano, come me lo ricordo tutto, cazzo. Dicevo, regà, non so che sta succedendo, sto senza nafta.
Mi stanno tipo tutti sotto, mi stanno. Succede comunque, tramite questa cosa, che si creano due fazioni principalmente. Qui sotto ce n'è uno, eh. Si crea la fazione, basta smettetela di chiedergli di portare MV2, perché MV2 fa schifo. O MV2, non vi siete rotti il cazzo di MV2. E poi ci stanno i nostalgici, eccetera, eccetera. Che ci sta. Il problema arriva quando non viene accettato proprio che una persona possa fare altro. E sempre riguardo questo, sono stato triggerato principalmente da una cosa che è successa. Cioè, praticamente, raga, io a volte vado sotto dei video musicali, del roba musicale, e succede sempre la stessa cosa. Ci becco uno youtuber che ha commentato e ci becco le risposte agli youtuber che sono sempre le solite, sempre le stesse, imbarazzanti quasi, che sono: te che cazzo stai a fa qui? Bro. Si cambia missione. Vaffanculo, dai, che palle. Ma pensavo l'avessi uccisi tutti quelli in qui in città, Gesù Cristo. E quindi, raga, praticamente quello è il problema. Sembra che se tu sei un certo tipo di persona o di cosa. Di cosa poi, perché viene visto più come cosa. A un certo punto diventiamo veramente oggetti ai quali spammare. Devi fare questo, devi fare quell'altro. È pessimo, nel senso che lo youtuber non può commentare la musica, perché lo youtuber non può avere non può avere dei gusti musicali, ok? Quindi lo youtuber non può avere altri gusti nel fare video. È qui che c'è il collegamento. Voglio dire, a me piace portare video da MV2. Mi piace, non è che mi piaceva, mi piace perché effettivamente è un gioco che mi piace. Tralasciando il fatto che non si trova più nulla online, ma dove cazzo stava? Su una casa quello, santo Dio. Cioè, raga, provate a non giocare online. Cioè, magari ve lo dico io e se ripopola più un po' degli italiani MV2. Però non si trova più un cazzo di nessuno online. Ma guarda, ragazzi, che c'è la gente veramente sui tetti. Sono proprio le favela. Ma di mortacci vostri. Non muori pure te. Ma te che vuoi? È lì il collegamento. Che praticamente, ad esempio, la scontatezza delle cose. Se tu sei... Oddio, ho ucciso un civile. Unlucky. Se tu, cazzo, sei uno youtuber che fa recensioni di musica, ok? Se tu fai le rap reaction, ok, queste cose, puoi parlare della musica, ok? Se tu lasci un commento sotto un artista, ti è scritto, e questa è roba che io so, cioè che la si vede, non è che mi sto inventando cazzate, qui mi si sconnette il controller. E lì ti viene scritto grande, anche tu ascolti artista X. Se lo faccio io, mi viene scritto... C'hai veramente bisogno di spammate sotto il video dove è un artista musicale? Quindi, capito, se tu nasci in un certo modo... Rimani in quel modo e hai delle condizioni elitarie per le quali tu ti puoi comportare in una certa maniera. Io evidentemente risento di quello che ho fatto al tempo, cioè principalmente ho fatto propaganda positiva a praticamente l'essere sempre un po' gli stessi. Però la gente dell'essere se stesso capisce l'essere quello con cui ti ho conosciuto. Cioè, se io ti conosco con quello, tu allora sei quello. Invece non è vero questo. Cioè, quante volte si cambia idea su una persona perché effettivamente non la conosciamo? È la cosa più scontata del mondo. A me tantissime persone, non sapevo, voi non sapete nemmeno quante persone a me mi beccano, no? Non vi dico per strada, ma tipo in luoghi in cui per un modo, in un modo o nell'altro dobbiamo passare un po' di tempo insieme e sono fan. Amici di amici, no? Che mi beccano, quindi di conseguenza con l'amico. Passano giornate con me. Ma anche gente adesso in palestra, ora che io vado in delle palestre, a volte mi becca qualcuno che mi fa, con cui magari mi alleno, perché è un fan, mi ci alleno un po' insieme, e mi fa: ammazza, comunque, cioè, guarda, a me non è che mi davi niente come youtuber, però come persona sei gradevole e tutto quanto. Ma grazie al cazzo! Ma perché è difficile beccare qualcuno che ti vada proprio sulla beata ceppa di minchia, no? Cioè, è difficile, nel senso, uno che ti sta proprio sul cazzo, ti sta proprio sul cazzo perché tu ci passi le settimane e a un cazzo di certo punto tu cominci a dire: Madonna, che palle, questo mi sta sui coglioni. Perché se no una persona non la puoi conoscere, e se tu ti limiti a conoscere una persona perché l'hai conosciuta con una certa cosa e ha portato per lo più una certa cosa, cioè è un errore madornale, secondo me è un errore madornale, e si ripete all'infinito. E su una piattaforma come YouTube, dove noi youtuber siamo degli sforna contenuti e basta per le persone, perché in un modo nell'altro è sempre così. Poi fai il video un pochino più emotional riflessivo e ti dicono: ah, cazzo, hai ragione e tutto quanto. Ma noi siamo degli sforna contenuti e vediamo visti come tali. Diventa un problema questa cosa. Voglio dire, io ora non faccio più MV2. Io, anche se volessi fare MV2, non
non lo potrei fare al momento perché non c'è più vita online. E quindi la mia domanda è sempre la stessa: porta MV2, ah, ma come ti sei ridotto? Porta MV2. Uno mi ha scritto ieri sul video di Stallions: ah, mamma mia, ma a sto punto aspetta 5 mesi in più e porta un bel video old school di MV2. Ma cosa significa? E lo stesso succederà a tutti. Se Zano fra un anno smette di portare FIFA perché cambia genere, a Zano lo massacreranno perché gli diranno: oh, ma che hai smesso di portare FIFA? Perché Zano sta avendo successo con FIFA. Cioè, a sto punto meglio non averci successo. Meglio non avere una punta di diamante con il quale fai le cose. No? Cioè, meglio essere una sorta di comune mortale che ha un po' di fama, o fa un po' di numeri e bla bla bla, finito lì. Anche se poi è bello avere qualcosa per le quali le persone ti conoscono di più, a meno che non rimane una cosa di nicchia, quale un Kingdom Hearts, dove anche a Kingdom Hearts mi arrivano commenti della serie: guarda come ti sei ridotto a giocare con i personaggi della Disney. Follia. Un cane, no, un cane, non sono capace. Gesù Cristo, Iddio maledetto che vengono a rompere i coglioni. A meno che tu non sei famoso, ma per nicchia, sei rovinato. Sei rovinato perché sei rovinato da quello che ti fa diventare famoso. E questo è un discorso che faccio su MV2, non lo sto facendo sui King. Le persone, secondo me, potrebbero tranquillamente sentire questo discorso come una lamentela sui King. Io non mi lamento dei King, perché King sono intanto una cosa che ho portato sempre sporadicamente. Avrò fatto 500-600 video su YouTube in tutta la mia vita. Ce n'ho 10 che sono King. 9. Scusa. Quindi il discorso non è quello, perché non me ne lamento nemmeno, ok? Io ho deciso di sfondare con MV2. Mi sono impegnato, sono riuscito a sfondare con MV2. I video virali, ahimè, invece, non si decidono, ok? Cioè, nel senso, io non decido che caricando questo video andrà virale. Tanto che io mi ricordo ancora, Frenzy secondo me se lo ricorda, che noi... No, ti prego, l'ho ucciso, dai. Frenzy ancora se lo ricorda, che praticamente io il giorno dopo, quando uscì... Mi ha ucciso, dai, porco. Che palle. Che io, quando uscì il King 4, ero sconvolto dalle visual che si fece, perché io avevo una fanbase che mi dava sulle 60.000 visual, tipo prima di andare a dormire. Io caricavo alle 3, quindi a mezzanotte io stavo sulle 60.000 visual, erano tantissime al tempo. Caricai il King 4 che se ne fece 120. Io tuttora non riesco bene a spiegarmi perché, capito, non avevo una fanbase tale che si parla, cioè ancora non è che si parlava di me su YouTube, ok? Qualcosa andò virale. Non si scelgono mai i video virali, perché se no ovviamente io non avrei mai scelto di andare virale con The King. Ma principalmente tu dici perché? Non tanto per la serie in sé. Io non ci trovo sinceramente ancora niente di male a fare i King. Capisco che trigger ai cristiani, amen. Avrei scelto di diventare famoso, tanto famoso peraltro, per dei video che potevo fare più spesso, così da poter spingere di più i miei numeri, eccetera eccetera. Cioè, uno non è stupido. Poi a un certo punto uno deve anche pensare in un'ottica di marketing. Invece i King, non è che posso fare 10 King in una settimana, diventa una cosa spregevole e imbarazzante, no? Facciamoci questa qui, sniper fighe sono ondate. Questa dovrebbe essere più facile, perché so che stai sempre tipo su un'altura e non ti possono ammazzare molto facilmente. Sto facendo un discorso non scritto, mi sono svegliato un'ora fa, quindi non è che è una cosa che mi sono preparato, se vede, io quando non mi preparo le cose. Altra cosa, c'è un disgusto per chi si scrive i video. Se scrivono i film, non ci si può scrivere in video. Cioè, io i video me li scrivo. Nel senso, quando devo fare discorsi decenti, me li scrivo, se no non riesco ad arrivare a un punto. Quindi che poi mi sento gli youtuber che dicono: ah, io non mi scrivo i video. Ma siete un branco, siete degli imbecilli. Cioè, a me non me ne frega un cazzo che tu non ti scrivi un video. Ma che cazzo significa? Cioè, non è che devi usarlo come incredibile biglietto di entrata, perché non c'ha senso proprio che te vanti di non scrivere i video. Non ha un motivo. Quindi quando io non me li scrivo i video, sono abbastanza disgustoso nel parlare, perché perdo, non riesco a fare due cose contemporaneamente, sono zero multitasking. E quindi il discorso nasce da questo, nasce da io che sono triggerato da altre cose, non dal fatto che la gente mi scriva perché non porti più MV2, perché ci sta. A parte che fossi stato triggerato dalla gente che mi scriveva perché non porti più MV2, avrei dovuto fare un video del genere, o comunque in questi termini, quanto tempo fa? Tantissimo. Invece non l'ho fatto, perché non è che sto lì a leggermi le critiche, a rispondere alle critiche, perché le critiche sono personali, soggettive, e si possono fare soprattutto. Cioè, non c'è niente di male. Cioè, non è che devi, se rispondesse
una persona a tutte le critiche che riceve, ciao, fa notte praticamente. E niente, questo principalmente. Ovviamente questa la voglio portare a termine, cazzo, ne ho fatte due, ho fatto schifo a tutte e due. Così addirittura questo video potrà essere visto come un video inutile. Cioè, ci sarà sicuramente il commento che ha: dovevi caricare un video e hai caricato questa cosa. Sì, sì, perché ragazzi, tempo fa succedeva questo. Uno voleva caricare un video e caricava un video dove parlava e basta di cose senza un motivo. Un tempo andava così, ora invece siamo molto su quella cazzo di wave che anche i video di Call of Duty devono avere il contenuto fisso, detto bene, detto e tutto quanto, quando alla fine il mio contenuto qui c'è, è detto malissimo. Però il succo è: il cambiamento non viene compreso dalle persone ed è un peccato. Bro? Oh, bro. Sto bello, ragazzi. Non ne ho portata nemmeno una perché faccio schifo. Ci vediamo al prossimo video. Io carico su Kingdom Hearts. Solamente per farvi capire. Stavo dicendo, se mi commentate, allora tu esisti. In realtà esisto. Però sto esistendo per cose che mi fanno. Oh Gesù. Però sto esistendo per cose che mi fanno tipo rilassare. Tipo Kingdom Hearts. Che è veramente, veramente, veramente rilassante. E lo porto con tanta allegria. Basta. Fine. Ciao, ragazzi.